Solidarietà ai negozi di vicinato oppure alla grande distribuzione? Tante parole sono state spese negli anni da tutte le parti politiche per garantire la sopravvivenza di tutti i piccoli esercizi che rendono un servizio importantissimo, anche ai quartieri più defilati e che come sappiamo sono vissuti prevalentemente da persone anziane. Non da meno l'attuale amministrazione, che ha fatto di questo principio uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale. Ora sono pervenute in redazione numerose segnalazioni, noi piccoli commercianti dimenticati dal Comune, diversi esercenti che già messi in ginocchio dal periodo di crisi sanitaria ed economica hanno notato una discrepanza non di poco conto. Recentemente abbiamo dato voce all'assessore alle politiche sociali del comune di Biella Isabella Scaramuzzi, che ha documentato l'inizio della distribuzione dei buoni spesa, un aiuto importante per le famiglie che non riescono a far quadrare il pranzo con la cena. Un portafoglio di spesa che arriva fino a 600 euro a nucleo e che poco prima del periodo natalizio ha offerto uno slancio importante per imbandire le tavole delle feste slancio che però parrebbe aver favorito unicamente la grande distribuzione. Gli esercenti che hanno denunciato l'anomalia hanno inoltre riferito di aver contattato l'ufficio di Palazzo Pella per chiedere conto di questa esclusione, che negli anni scorsi invece non era stata registrata, ed hanno affermato di aver ricevuto in modo cortese un secco no grazie. I ticket possono essere spesi unicamente in alcuni supermercati o negozi di grandi dimensioni. Abbiamo tentato questa mattina di raggiungere l'assessore di riferimento ma senza esito. Nei prossimi giorni, così come impone la nostra linea editoriale, vi dettaglieremo un'eventuale risposta istituzionale.